Poracci, rieccoci, torna il TG Poro e torna anche solo risposte sbagliate. Non so come ha fatto Soft Dev, ma l'anti-cheat non ha funzionato. È riuscito comunque a riconoscere Donkey Kong 64 in tempo record, nonostante lo avessi nascosto per bene. Maledizione. Tra le risposte sbagliate ho letto delle vere perle, ma devo ringraziarvi di cuore per avermi fatto scoprire il Neapolitan di K-Rap, una vera perla trash che ascolterò all'infinito. Grazie. Ora datevi da fare. È aperta la caccia a solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi tre volte al giorno, sempre a orari scomodi e improbabili. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma guarda, una cosa che proprio lascia perdere. Però vi ricordo che gli appuntamenti non finiscono con questo video. Ci vediamo infatti questa notte a partire da 00:30 per seguire insieme in live qui su YouTube i TGA 2022. Per chi non riuscirà a seguire a un orario così scomodo la live, state tranquilli perché troverete comunque il video ricaricato qua sul mio canale, ma se ci riuscite non mancate, mi raccomando, perché come vedremo poi durante il TG Poro, i TGA di questa sera potrebbero essere un evento carico di sorprese. Detto questo, non perdiamo tempo, mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Non è un TG Poro se non si comincia con l'angolo della poracciata e partiamo dai giochi offerti sull'Epic Game Store. Sono disponibili da oggi per una settimana intera i due titoli gratuiti dello store di Epic Games. Si tratta di Saints Row 4 Re-Elected e Wildcat Gun Machine. Il primo rappresenta l'esponente massimo della follia totale della serie di Saints Row, decisamente meglio del reboot appena uscito, anche se così esagerato e demenziale da risultare eccessivo per molti giocatori. La versione Re-Elected comprende la bellezza di 25 DLC, mentre Wildcat non lo conosco, ma viene definito come un bullet hell dungeon crawler infernale. Su Steam le recensioni sono un po' tiepidine, però oh, è gratis. A caval donato non si guarda in bocca. Anche Sony si getta di prepotenza nell'angolo delle poracciate annunciando un weekend gratis di online play sul PlayStation Plus. Il 10 e l'11 dicembre si potrà avere accesso sia su PS4 che su PS5 alle funzionalità multiplayer online di tutti i titoli del catalogo PlayStation senza il bisogno di avere un account PlayStation Plus attivo. Non credo siano in molti gli utenti a non essere iscritti anche solo al tier base, ma insomma direi che si tratta di una bella occasione per nerdare duro online senza spendere una lira. Vi ricordate di Clive & Wrench? Ecco, io me ne ero dimenticato. E siete stati voi a ricordarmi che ne avevo parlato. Cercate di capirmi, ormai ho una certa età e perdo colpi. Comunque c'è un interessante aggiornamento per questo platform in 3D super indie, il cui sviluppo procede da circa 12 anni. Con il nuovo trailer a tema natalizio viene ribadito che il titolo uscirà a febbraio 2023. Ma ora sappiamo anche che l'uscita sarà accompagnata da una Collector's Edition che comprenderà manuale a colori, colonna sonora su CD, un magnete da frigo e anche delle cartoline collezionabili. Per ora i pre-order in Italia si possono fare solo tramite il sito di Videogiochi per Passione, un portale con cui non ho esperienza diretta. Comunque, fossi in voi, terrei d'occhio questa versione fisica. Vi ricordate invece che qualche settimana fa Yuji Naka è stato arrestato per insider trading? Beh, fermi tutti. Il papà di Sonic è riuscito a farsi arrestare un'altra volta, sempre per aver portato avanti delle pratiche illegali in borsa. Questa volta Naka avrebbe giocato d'anticipo acquistando delle quote dello studio A-Team prima che venisse annunciato ufficialmente lo sviluppo del Battle Royale Final Fantasy VII First Soldier. Il tutto per un giro di soldi equivalente a circa $834.000. Come notizia mi lascia veramente interdetto. Come si fa a essere arrestati due volte? Si finisce nella prigione della galera? Ma soprattutto, ma non è che può essere arrestato un'altra volta ancora? E mentre dal Giappone emergono dei report abbastanza avvilenti sulle condizioni lavorative in cui si ritrovano i dipendenti From Software, Bandai Namco ha pubblicato a sorpresa una patch di Elden Ring che porta il gioco alla versione 1.0.8. Con questo aggiornamento gratuito vengono finalmente sbloccati i vari colossei sparsi nella mappa di gioco. Queste arene sono pensate esplicitamente per il PvP e con questo update arrivano anche numerosi ribilanciamenti al gameplay, sia per quanto riguarda lo specifico del player versus player, quanto il gioco in generale. Non lo so, io mi sarei aspettato un aggiornamento così corposo durante The Game Awards. Uno shadow drop del genere fa molto Nintendo, ma è comunque ben accetto.
Voi tornerete su Elden Ring dopo questo aggiornamento? Ma passiamo un attimo agli argomenti più corposi, alla vera ciccia del TG Poro. Qui sul canale ho seguito quasi nulla del botta e risposta tra Sony e Microsoft per quanto riguarda l'acquisizione di Activision Blizzard. Il tutto è stato gestito in un modo che mi sa molto di telenovela e trovo controproducente stare appresso a questi battibecchi abbastanza infantili nella maggior parte delle situazioni. Ora che però la situazione piano piano si sta sbloccando, Microsoft è costretta a cedere un po' di terreno e a svelare quali sono i suoi piani futuri per scongiurare l'ipotesi di un eventuale monopolio. E in questa visione rientra anche Nintendo. Proprio l'altro giorno è stato Phil Spencer a sganciare una bomba epocale su Twitter, annunciando un impegno che durerà 10 anni nel portare la serie di Call of Duty su piattaforme Nintendo. L'idea per Spencer è che, cito testualmente, Microsoft è impegnata nello sforzo di far arrivare più giochi a più persone, qualsiasi sia il modo in cui scelgano di giocare. È chiaro che annunci del genere servono per allontanare qualsiasi dubbio che serie così importanti per l'industria come un Call of Duty diventi esclusiva di un solo ecosistema, e non è un caso che Brad Smith, il vicepresidente di Microsoft, abbia ribadito, citando Spencer, che questa mossa è buona per la competizione e per i consumatori. Grazie Nintendo! Il giorno in cui Sony vorrà sedersi e parlare, saremo felici di chiudere un accordo decennale anche con PlayStation. Avete capito perché vi dicevo che sembra un po' una telenovela? Praticamente le più grandi aziende del settore si lanciano frecciatine come se fossero dei liceali appena sbarcati sui social. La situazione è un po' così. Vabbè, comunque, questa è una notizia epocale. COD non si vede su una console della grande N dai tempi del Wii U, quando nel 2013 uscì il non proprio entusiasmante Ghost. E sappiamo che storicamente i multipiatta non girano nel migliore dei modi su piattaforme Nintendo, anzi molto spesso arrivano in delle versioni castrate e non comunicanti con l'online delle altre edizioni. In questo Spencer ha voluto fare chiarezza durante un'intervista col Washington Post. Ci vorrà tempo per un passaggio del genere, su cui si inizierà a lavorare solo nel momento in cui l'acquisizione verrà finalizzata, ma l'obiettivo è quello di immaginare un futuro dove i Call of Duty usciranno in contemporanea su tutte le piattaforme, anche quelle Nintendo. Notate bene che non si cita la Switch, perché appunto uno scenario del genere dobbiamo immaginarcelo in un futuro non tanto prossimo, ed è probabile che Call of Duty arriverà sul successore della piattaforma ibrida. E anche in questo Spencer è parecchio ottimista. Nonostante non sia immediato portare una serie come quella di Call of Duty su un hardware meno potente, la situazione rispetto a Minecraft è infatti molto diversa, il capo di Xbox è comunque sicuro che i suoi studi di sviluppo abbiano l'esperienza necessaria per portare a termine un passaggio del genere. Insomma, sono promesse importanti. Voi che ne pensate del ritorno di COD su Switch? Ve li ricordate i Call of Duty su GameCube e Wii? Bei tempi! Ma bene, poracci, in questa seconda parte del TG Poro facciamo un attimo il riassunto di tutto quello che potremo vedere durante i TGA questa notte. Infatti non si tratta solo di una cerimonia di premiazione, ma storicamente i The Game Awards sono stati teatro di importanti reveal e world. E poi quest'anno a livello di rumor abbiamo sentito di tutto, quindi prepariamoci a rimanere delusi. Apriamo con Nintendo. Keighley e TGA hanno confermato la presenza del doppiatore originale di Toad nel film di Super Mario. Si tratterà di un ospite, quindi potrebbe anche non essere svelato nulla del film di prossima uscita, però le probabilità di vedere un nuovo trailer, secondo me, sono alte. Per quanto riguarda i giochi, invece, la situazione è già più complessa. Negli ultimi anni Nintendo si è un po' allontanata dal palco dei TGA, quindi, nonostante Tears of the Kingdom sia dietro l'angolo, penso che il prossimo trailer di Zelda lo vedremo durante un eventuale Direct di febbraio. Ma se proprio vogliamo sognare a occhi aperti, io in quella remaster di Metroid Prime ci credo ancora. Tra le bombe praticamente assicurate, io ci metterei il primo trailer di Death Stranding 2. Kojima continua con il teasing della sua prossima opera. Sappiamo che il seguito di Death Stranding è in lavorazione da un bel po', e inoltre il game director sarà ospite d'onore di Keighley, quindi insomma, per me si tratta di una scommessa vinta in partenza. Rimanendo in tema Kojima, c'è chi parlava di un possibile annuncio del tanto rumoreggiato remake di Metal Gear Solid, affidato da Konami a chissà quale studio esterno. A rilanciare il rumor è stato il portale spagnolo Area Jugones. Si parla di un titolo in sviluppo da diversi anni e in esclusiva per PlayStation 5. Per carità, dopo Silent Hill tutto è possibile, ma fossi in voi non mi farei prendere troppo dall'hype. Finalmente questa notte potremo dare un volto a Wumpa League, il nuovo gioco di Crash Bandicoot di cui si parla praticamente dall'uscita di Crash 4. Abbiamo il solito teatrino sui social tra Keighley e l'account della mascotte, e quindi anche questa presenza la darei per certa. E poi perché non sperare in un ritorno di Sonic in grande stile? Tipo... No, aspetta, ma questo cos'è? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi!
Lo show potrebbe essere distinto anche da una presenza massiccia da parte di Square Enix. Sappiamo già che Yoshida salirà sul palco dei TGA, quindi un nuovo trailer con tanto di data di uscita di Final Fantasy XVI non ce lo toglie nessuno. Ma visti dei recenti leak, potrebbe essere anche il turno di Forspoken, di cui potrebbe uscire una demo a breve, probabilmente appena conclusa la stream dei TGA. Ma a resuscitare dal silenzio più totale potrebbe essere anche il remake in HD 2D di Dragon Quest 3. Yuji Ori, creator della serie, ha infatti detto in un'intervista sulle pagine di Famitsu che i lavori su Dragon Quest 12 e 3 Remake procedono e che presto arriveranno nuove informazioni proprio su Dragon Quest 3. Anche di Tekken 8 abbiamo avuto praticamente la conferma la settimana scorsa, quindi aspettatevi magari un primo gameplay trailer, ma non dimentichiamoci che c'è ancora da scoprire la data di uscita di Street Fighter 6, che molto probabilmente, anche qui a causa di alcuni leak direttamente dal PlayStation Store, sarà svelata questa sera. Il 2023 sarà poi l'anno di Microsoft e stasera dovranno per forza iniziare a svelare qualcosa dei titoli annunciati lo scorso anno. Avowed o Indiana Jones potrebbero essere i candidati perfetti, ma la lineup di Xbox è così ricca che potrebbe essere mostrato veramente di tutto. E quindi queste sono le cose più probabili, spero di non averne dimenticata nessuna, ma ovviamente potranno esserci anche numerose sorprese tra premiere e ritorni inaspettati, tipo Metal Slug Tactics o Alan Wake 2. Scrivetemi nei commenti cosa vi aspettate da questa serata e se riuscite a resistere al sonno, ci vediamo in notturna. Prima di chiudere però diamo una rapida occhiata ai titoli che usciranno questa settimana. Diciamo che siamo agli sgoccioli di quest'anno e gli ultimi titoli importanti usciranno proprio nei prossimi 7 giorni. Ma non aspettatevi una settimana bella densa come è successo la settimana scorsa. Partiamo già da domani con Dragon Quest Treasures, titolo che la stampa sta premiando con ottimi voti. Si tratta di una sorta di versione light del capostipite dei JRPG e viene consigliato ai più piccoli e anche a chi non ha grande dimestichezza col genere. Il titolo, che è uno spin-off dell'undicesimo capitolo, per ora è esclusiva Nintendo Switch. La prossima settimana invece sarà il turno, il 13 dicembre, della Remaster Plus o Remake, ma non troppo, di Final Fantasy VII Crisis Core Reunion. Ora, se vi siete approcciati al mondo di Final Fantasy VII con il remake, questo è un acquisto praticamente obbligato perché è un prequel fondamentale all'avventura di Cloud e vede come protagonista una delle figure centrali di tutta quanta la narrativa, Zack. A conti fatti però, il Reunion è solo un upgrade grafico molto piacevole che sistema giusto qualche cosa del combattimento, ma a livello contenutistico non aggiunge nulla rispetto alla versione PSP. Io ho provato la demo alla Games Week e il titolo mi ha gasato tantissimo, però sono proprio curioso di vedere come girerà su Switch. Sempre il 13 sarà il turno di High on Life, che come vi ricorderete uscirà anche su Game Pass al Day One. Non è che il titolo fino ad ora mi abbia fatto una grande impressione, ma l'idea di unire delle meccaniche Metroidvania a un gameplay in prima persona mi ricorda troppo Metroid Prime, quindi senza correre troppi rischi, magari lo proviamo direttamente sul pass. E inoltre, per i coraggiosi, che non sono spaventati dal cloud gaming su Switch, il 16 sarà il turno di Resident Evil 7, uno dei giochi più angoscianti degli ultimi anni, che è pronto a terrorizzare anche l'utenza Nintendo a suon di artefatti di compressione e lag. Un'esperienza terrificante. E questo però c'era tutto per il TG Poro di oggi, ma noi ci rivediamo fra qualche ora per la live notturna qui su YouTube, dove seguiremo insieme i TGA 2022. Vi aspetto qua sotto nei commenti. Mi raccomando, se passate dopo, fate i bravi, riposatevi, ma non troppo, dormendo sonni tranquilli, ma mettendovi anche una sveglia, ma soprattutto, in ogni caso, nerdate duro. Io sono il Poro TG, Michele A. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Prima di chiudere però diamo una rapida occhiata ai titoli che usciranno questa settimana. Pronto, 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 pronto.